Buonasera, attendiamo che arrivino un po' di persone. Siamo alla terza sessione di meditazione che facciamo insieme e oramai questo appuntamento incomincia ad avere un certo rilievo. Sono contento di questo perché sono tempi difficili, stiamo vivendo sicuramente un periodo delicato. E ognuno può darsi da fare in qualche maniera. Abbiamo iniziato con questo periodo di meditazioni perché inizialmente mi è stato chiesto da Giovanna Giunta, che è un po' l'anima portante in questo periodo delle iniziative abbiatensi tramite le sue pagine, i suoi gruppi che vi invito a sostenere, che sono Abbiate Grasso, Città Magica e Non Devia. Io questa sera sono in diretta con la mia pagina, il mio gruppo, che è la Danza dei Pensieri dell'Inchiostro, e mi auguro che con il tempo questo possa diventare anche un punto di riferimento, un'occasione per collegarsi con più e più persone, perché più siamo e più ne beneficiamo. Ecco, benissimo, allora inizio a vedere che ci sono dei messaggi. Ciao Ale, sono con te. Vai Ale per me da parte di Giovanna Giunta, Mariangela Beretta, la rossa della periferia. Ciao, mi salutano tutti. Adesso sono felice di vedervi collegati e vi saluto idealmente tutti uno per uno con un grande saluto generale da parte mia e da parte volutamente a tutti. Allora, questa sera, che cosa facciamo questa sera? Direi di molto velocemente, per non riprendere sempre il discorso che è già stato fatto le scorse volte, di rivedere velocemente nella prima parte della meditazione la postura, in maniera che chi magari non ha potuto seguire le volte precedenti possa comunque avere i punti di riferimento di questa postura che comunque è importante. Questa sera faremo metta. Metta in lingua Pali, un'antica lingua, significa semplicemente meditazione della gentilezza amorevole. Che cos'è la gentilezza amorevole? È quella qualità che ogni essere ha, che ogni essere non soltanto umano, ma addirittura mi viene da dire anche animale, ha nei confronti innanzitutto di se stesso. E non è egoismo, è quello che è chiamato sano egoismo, perché una persona che non si ama, chiaramente, non è in grado di rispettare neppure gli altri. E poi metta è una qualità, una gentilezza amorevole che mettiamo a disposizione degli altri esseri, e questo è fondamentale. In questa meditazione io intendo inizialmente utilizzare prima il supporto del respiro per chiarire la mente, e quindi chiarendo la mente, ci mettiamo in una condizione che è detta normalmente di Shinè, cioè di calmo dimorare, l'ho spiegato varie volte, è la condizione naturale della mente in cui si rilassa e vede le cose per quello che sono, un po' come uno stagno d'acqua senza increspature, che riflette la realtà per quella che è. Ed è necessario per un tipo di meditazione di questo punto, di questa tipologia, affidarsi a qualcosa di neutro, non fascinante, cioè per esempio il movimento ondulatorio del respiro. Dopo questa prima fase, io finirò di condurvi in questa, vi lascerò ai minuti successivi di sperimentare voi stessi in prima persona questo stato di naturalezza, e dopodiché insieme produrremo questo altro bello stato che appunto è la gentilezza amorevole nei confronti nostri e nei confronti di tutti gli esseri. Come sempre, prima di partire, voglio chiarire, lo ripeto sempre, ripetuta iuvant, dicevano i latini, due concetti molto semplici. Non insegno niente, non sono un insegnante, non ne ho le qualità e semplicemente condivido, sono un condivisore. Questo lo ripeto tante volte, chi mi vede
lo sentirà dire ogni volta e lo ripeterò ogni volta, a scanso di equivoci. Quando vorrete approfondire, se vorrete approfondire in maniera veramente da dedicargli il vostro tempo libero, la vostra motivazione più forte, più recondita, il mio suggerimento è sempre andate dai maestri. E nel frattempo, questa è una condivisione che facciamo insieme. Secondo concetto che chiarisco sempre, la meditazione non risolve i problemi. Non è una medicina, non è una bacchetta magica, non è qualcosa che facciamo così perché pensiamo immediatamente di risolvere tutti i problemi della nostra vita. No, non è così. Semplicemente cambia la nostra visuale, la nostra prospettiva della vita. E cambiando la prospettiva della nostra vita, sicuramente vedremo anche i nostri problemi in una chiave diversa. Bene, abbiamo parlato a sufficienza. Guardiamo in questo momento i punti della postura. Li rivediamo tutti velocemente questa sera per non rubare il tempo al resto della meditazione. Supponiamo che in questo momento stiate meditando su una sedia oppure lo state facendo sul vostro divano o su una vostra poltrona. Benissimo, non c'è niente di sbagliato in tutto questo. Mi raccomando semplicemente di non appoggiare la schiena completamente allo schienale, perché questo non è positivo, non lascia completamente fluire la respirazione in maniera libera. Mantenete i piedi perpendicolari, bene con le piante dei piedi ben appoggiate al pavimento, e fate in modo che le piante dei due piedi abbiano più o meno la stessa distanza delle spalle. Questo è tutto. Se invece siete seduti su un cuscino, io lo ricordo sempre, ogni volta cercate di avere un cuscino che abbia uno spessore tale, e questo deve essere proporzionato al vostro corpo, e quindi siete voi a trovarlo, in maniera tale, ora sposto il mio laptop, in maniera tale che il vostro sedere e le vostre gambe, il bacino sostanzialmente, sia più in alto delle vostre ginocchia. Questo favorisce la schiena dritta. Ora vi passo in rassegna tutti i punti. Se siete seduti su un cuscino, potete incrociare le gambe o nella posizione del semiloto, che è questa, o nel loto completo, che io purtroppo non sono completamente in grado ancora di fare, ma non è così importante, oppure nella posizione semplice delle gambe incrociate, della birmana, cioè gamba destra davanti alla gamba sinistra, in maniera appunto da formare un triangolo che è la base su cui scarichiamo tutto il peso. Ci appoggiamo sulla punta del cuscino, appoggiamo, anche se siete seduti su una sedia o sul vostro divano, appoggiamo i palmi delle mani sulle ginocchia oppure la mano destra sotto, la mano sinistra sopra, i due pollici che lentamente, leggermente si toccano. Questo favorisce la concentrazione. Dopodiché portiamo le mani al centro, poco sotto il nostro ombelico. Alziamo il laptop, la nostra schiena deve rimanere bella diritta, ma non rigida. Possiamo fare qualche movimento ondulatorio a sinistra e a destra finché non troviamo il baricentro del nostro corpo. Ricordiamoci inoltre di mantenere la testa in estensione come se fosse sospesa su un filo dorato che la congiunge verso l'alto, il mento leggermente recrinato all'interno, la lingua che tocca con la punta gli incisivi per evitare eccessiva salivazione, e gli occhi non totalmente chiusi e nemmeno totalmente aperti. Una leggera finestra che permette appena appena alla luce di penetrare. Guardiamo un punto non precisato sul terreno, a circa 1 metro da noi, ma senza fissare nulla. Ora facciamo un po' di silenzio, la mia campana suona e lentamente osservate che il vostro corpo sia in questa postura che abbiamo appena visto insieme. Dopodiché ci dedicheremo a seguire il respiro.
Assumete la posizione, controllate il corpo dal basso all'alto, punto per punto, dai piedi fino alla testa e agli occhi. Fate in modo che la testa non cada in avanti. A questo punto prendete contatto con le sensazioni che sorgono dal contatto del vostro corpo con il cuscino. Senza giudizi, nel rispetto dei vostri tempi. Portiamo ora l'attenzione al movimento ciclico del respiro. In particolare, osserviamo come durante l'inspirazione il diaframma si alza. C'è poi una pausa e l'addome si gonfia durante l'espirazione. Seguiamo l'intero percorso che l'aria fa dalle nostre narici. Inalando, entrando nei nostri polmoni e lentamente muovendo tutto l'addome e il nostro torace. Inspiro e sono consapevole di inspirare. Pausa, espiro e lascio andare. Inspiro e rigioisco. La meditazione è anche un atto di gioia. Pausa, espiro, lascio andare ogni pensiero. Resto nel momento presente. Ripetiamo insieme. Inspiro. Rigioiamo del fatto di essere qui a praticare la meditazione. Inspirando, sentiamo l'energia che ci pervade. Pausa. E lasciamo andare preoccupazioni, passato, ansie per il futuro. C'è solo l'eterno presente. Di nuovo, inspiro, sento gioire. Pausa. Lascio andare. Se per caso sorge un pensiero, cosa più che normale, non lo seguo, ma né tantomeno cerco di rifuggermi. No, nulla di tutto questo. Ne prendo atto e torno al mio movimento del respiro. Un esercizio di pazienza. Ogni volta che mi distraggo, c'è il mio pensiero. Bene. C'è il mio respiro. Torno al respiro. Per i prossimi 60-80 secondi vi lascerò da soli e senza la mia voce a sperimentare da soli questo stato di pace. Suono la campana.
E ci risentiamo tra un minuto e mezzo. Lentamente riprendiamo gradualmente contatto con la realtà intorno a noi, ma senza perdere la concentrazione. Ci saremo sicuramente accorti che la qualità della nostra mente è cambiata. Siamo pacificati, vediamo le cose per quello che sono, siamo più radicati nel tempo presente. Inseguiamo meno fantasie sul futuro, ricordi più o meno piacevoli del passato. Bene. Adesso, per i 5 minuti che rimangono in questa meditazione, vi propongo di meditare sulla qualità della gentilezza amorevole. Qualcosa di necessario nei nostri confronti, nei nostri stessi confronti e nei confronti degli altri. Se non amiamo noi stessi, non possiamo amare gli altri. Se non amiamo gli altri, non amiamo realmente noi stessi, perché diventiamo dei narcisisti. Le due cose sono complementari. Immaginiamo quindi al centro del nostro cuore una sfera calda e incandescente. Durante ogni inspirazione, questa sfera diventa sempre più voluminosa, sempre più incandescente. Questa sfera contiene tutta la gentilezza amorevole, tutte le capacità che sappiamo dare innanzitutto a noi stessi. Inspiriamo e mentalmente ripetiamo verso la propria persona che io possa essere in pace. Espiriamo e ripetiamo che io possa essere sereno, che io possa essere protetto. Inspiro e da questa sfera raggi partono insieme alle mie parole, che io possa essere in pace. Espiro, che io possa essere protetto, al sicuro. Espiro,
Ripetiamola ancora una volta. Inspiriamo. Sentiamo calore al centro del petto, che io possa essere in pace. Espiriamo, che io possa essere protetto. Ora, generare questa qualità nei nostri confronti è abbastanza semplice, così come lo è generarla per una persona alla quale vogliamo bene. Proviamo a immaginarla davanti a noi, una persona o un nucleo di persone a noi vicine. Le immaginiamo proprio qui, a pochi metri da noi, davanti a questo cuscino, davanti a noi che stiamo meditando. Immaginiamo il volto di questa persona o di queste persone e ripetiamo. Di nuovo, immaginando la sfera al centro del petto, inspirando che tu possa essere in pace. Espiro che tu possa essere protetto. Di nuovo, inspiro, visualizzo le persone, una persona cara, che tu possa essere in pace. Espiro, che tu possa essere protetta, al sicuro. Anche in questo caso è abbastanza facile. Immaginare una persona che ci genera dei sentimenti pacifici, amorevoli. Viene un pochettino meno facile quando abbiamo a che fare con delle persone ostiche, con cui abbiamo qualche conto in sospeso, oppure delle persone a noi non neutre. Però il nostro esercizio questa sera è quella di allargare questa cerchia, questa gentilezza amorevole verso tutti. È abbastanza difficile, me ne rendo conto, quasi utopistico, ma dobbiamo cercare di allenarci come il tennista che si allena ogni giorno per spingere la palla più lontana. E allora anche noi questa sera tentiamo di allargare queste onde come un sasso gettato nell'acqua che genera queste onde sempre più grandi. E allora allarghiamo la cerchia di questa sfera luminosa al centro del petto. Inspiriamo ed immaginiamo metta, gentilezza amorevole, che diventa sempre più grande fuori da questa stanza. Immaginiamo le persone della nostra città, per esempio. Il panettiere, l'esercizio commerciale che adesso ha chiuso, il nostro vicino di casa, il gatto là fuori, il cane, la persona che incontravamo settimana fa a fare la spesa in fila con noi, a spingere il carrello. In mezzo alla paura di questo virus, che voi possiate essere in pace. Che voi possiate essere protetti. Inspirando, sentiamo questa voglia di donare dal centro del petto a tutte queste persone. Questo augurio, questa gentilezza, questa premura. Che voi possiate essere in pace, felici. Che voi possiate
Possiate essere, questo lo ripetiamo espirando, liberi dal dolore. E non si tratta di produrre di qualcosa di artificiale, si tratta semplicemente di ricordare che tutti gli esseri, anche quelli che non ci stanno simpatici, hanno due caratteristiche in comune con noi. Come noi desiderano la felicità e come noi rifuggono la sofferenza. Basta ricordare queste due qualità, queste due caratteristiche comuni e poi possiamo essere diversi in 100.000 altre caratteristiche, peculiarità, religione, credo politico, provenienza, non importa. Su questo siamo tutti uguali, tutti vogliono gioire, nessuno vuole soffrire. E allora allarghiamo ancora di più, come uno stagno che si sta allargando. E queste ondate arrivano anche fuori da questa ristretta cerchia e iniziamo a pensare a tutta la nostra nazione, all'Europa, agli stati, al mondo intero che sta attraversando questo momento epocale. E pensiamo a tutti gli esseri, anche a quelli che non conosciamo, che voi possiate essere in pace, come me, come lo desidero io, anche voi, che voi possiate essere liberi dalla sofferenza. Ripetiamo, inspiriamo, senza sforzarci, un sentimento che sorge spontaneo, empatia. Come lo desidero per me stesso? Così lo desidero per gli altri. Inspiro e auguro a tutti, anche a chi non conosco, di rigioire, che voi possiate essere in pace. Espiro e auguro protezione, che voi possiate essere protetti. Ripetiamolo per qualche secondo ancora. Autonomia, mente. Immaginate più esseri possibili, infilate nella vostra fantasia tutte le immagini che sorgono sono ugualmente valide. Bene, per concludere, vi consiglio di riaprire lentamente gli occhi soltanto quando la campana sarà suonata. E al termine di ogni pratica di meditazione si usa sempre produrre una dedica. La dedica è come il francobollo che va sulla lettera. Abbiamo prodotto delle energie positive, abbiamo scritto un messaggio, l'abbiamo mandato nello spazio, nell'etere. E serve un francobollo per non lasciare tutto a noi, ma per far sì che il destinatario, cioè tutti gli esseri, possano essere raggiunti da questa dedica. E allora dedichiamo ognuno. Lo può fare con una propria formula, con le parole più a lui più congeniali. A me piace sempre dedicare al fine, possa questa mia pratica, questa mia virtù, beneficiare me stesso e tutti gli esseri che come me desiderano la pace, la gioia e desiderano non soffrire. Idealmente mando questa dedica a tutti gli esseri senzienti, a partire da quelli vicini, e poi abbattendo questo dualismo tra vicino e lontano, simpatico e antipatico, qualcosa di difficile, me ne rendo conto, ma possiamo fare piccoli passi ogni giorno.
ognuno in cuor suo in questo momento faccia la sua dedica, anche magari a qualche persona che sente di voler mettere tra la sua mano destra e la sua mano sinistra saggezza e compassione che si uniscono all'altezza del cuore. Dedicate. Al suono della mia campana, insieme riapriamo gli occhi e cerchiamo di portare questo stato che abbiamo raggiunto questa sera in tutte le attività che faremo da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni, alle prossime settimane, a livello di corpo, con le nostre azioni, a livello di parola, il nostro modo di parlare. Controllare il nostro modo di parlare e a livello di mente, a livello cioè di pensiero. Io vi ringrazio di aver partecipato anche questa sera, non ho fatto in tempo a leggere i vostri messaggi, mi riprometto di leggerli e di rispondere se possibile, compatibilmente con le mie capacità e mi auguro, magari se lo vorrete, di riproporre una serata simile anche magari mercoledì prossimo. Fatemi sapere se la cosa può essere il vostro gradimento. Ringrazio tutti quelli che hanno voluto partecipare e continuiamo. Grazie. Leggere i vostri messaggi. Così No, facilita un troppo lungo. momento di condivisione di 2 minuti.